Dopo aver parlato di modello atomico, configurazione elettronica, ioni e tipi di legame, è venuto il momento di parlare di un argomento semplice, ma indispensabile per poter proseguire. Normalmente i testi iniziano a questo punto a introdurre le reazioni chimiche, ma dal mio punto di vista è meglio capire subito cosa succede in pratica. Insomma, come diceva il famoso filosofo Pirlostete, che probabilmente era anche mio parente, in questo viaggio nella chimica stiamo procedendo ad culum, ma con una certa coerenza interna. Oggi parleremo di massa. Sì, perché un po' di geografia in mezzo a tutto questo casino la vedo bene. Poi la Toscana è stupenda. No, ovviamente non stiamo parlando di massa città, perché parleremo di massa atomica. Sigla. Iniziamo a dire cos'è la massa. Esistono diverse risposte, tutte più o meno esatte, dipende a chi lo chiedete e chi ve lo sta chiedendo. Quella che si insegna alle scuole superiori è la più intuitiva, la più facile da capire. La massa è la quantità di materia contenuta in un corpo. È corretta? No. O meglio, non è neanche scorretta. È un po' vaga. Per i nostri scopi sarà più che sufficiente, ma se vogliamo fare un po' i precisetti, dobbiamo definirla in altro modo. La massa è una proprietà di un corpo fisico che misura la resistenza all'accelerazione quando viene applicata una forza netta. Cerchiamo di capire meglio. Significa che se applico una forza a un oggetto immobile rispetto a me, per esempio 2XL, e questo oggetto modifica il suo stato di quiete, ovvero si muove, allora questo corpo ha una massa. I fotoni, per esempio, ovvero le particelle che compongono la luce, sono prive di massa. Per quanto io mi impegni, non riuscirò mai a spostare un fascio di luce applicandovi una forza classica, per esempio tentando di spostare la luce con le mani. L'unità di misura della massa sono i chilogrammi. Ora molti di voi staranno pensando che mi sono sbagliato, perché dovrebbe essere il peso a essere espresso in chilogrammi e non la massa, ma in realtà non è così, e su questo concetto c'è una gran confusione, quindi vediamo di mettere le cose in chiaro. Quando salgo sulla bilancia e leggo 57 chilogrammi, significa che la mia massa è di 57 chilogrammi. È un errore dire che il mio peso è di 57 kg, perché il peso, o meglio, la forza peso, si ottiene utilizzando la formula classica di calcolo di una forza, F uguale M per A, in cui M è la massa e A è l'accelerazione. In questo caso, la mia massa è sempre 57 kg, mentre come accelerazione prendiamo l'accelerazione di gravità del pianeta Terra, che corrisponde a circa 9,81 metri al secondo quadrato. Il prodotto tra massa e accelerazione corrisponde al mio peso, circa 559 kg per metro al secondo quadrato, ovvero 559 newton, che è l'unità di misura del peso. Ecco perché, se andassimo su Marte, dove l'accelerazione gravitazionale del pianeta è di 3,71 metri al secondo quadrato, quindi inferiore a quella terrestre, il mio peso diminuirebbe a 211,47 newton, ma la mia massa di 57 kg resterebbe invariata. Quindi la forza peso si esprime in newton, mentre la massa si esprime in chilogrammi più tutti i suoi multipli e sottomultipli. Sì, però un atomo di carbonio non è che lo pesi in grammi, ma neanche in milligrammi. Uno dei punti forti degli scienziati è che sono tendenzialmente pigri e adottano soluzioni particolarmente intelligenti per cercare di compiere il minor sforzo possibile. In questo caso, trovare il modo di esprimere la massa atomica
senza portare in ballo calcoli con tantissimi decimali e senza l'utilizzo di strumenti particolarmente complessi. Poiché la materia ha una massa, anche gli atomi che la costituiscono hanno una massa e la troviamo scritta nella tavola periodica. Prendiamo l'ossigeno e c'è scritto che la sua massa è pari a 15,99999 periodico. Possiamo approssimare a 16. Ora è chiaro che un atomo di ossigeno non pesa 16 kg. Le masse degli atomi, se fossero misurate in grammi o chilogrammi, avrebbero valori infinitesimali, 0,000000000. Numeri così piccoli da risultare complicati da gestire anche quando poi si vanno a fare i calcoli. È chiaro che non è conveniente da un punto di vista pratico utilizzare dei numeri così piccoli. E come abbiamo detto, agli scienziati piacciono le cose semplici e senza troppi sbattimenti. È più conveniente infatti utilizzare le cosiddette masse atomiche relative, ovvero quelle che trovate già comodamente scritte sulla tavola periodica, ovvero masse atomiche tutte rapportate ad un'unica grandezza di riferimento. I chimici hanno introdotto un'opportuna massa di riferimento che hanno chiamato unità di massa atomica. In pratica hanno preso la massa di un atomo di carbonio 12, che corrisponde a circa 1,922 per 10 alla meno 26 kg, e l'hanno divisa per 12, ottenendo così un valore pari a circa 1,66 per 10 alla meno 27 kg. Quindi hanno stabilito a tavolino che quel valore fosse appunto l'unità di massa atomica, che è una grandezza adimensionale che si esprime in Dalton. In questo modo, con l'ausilio di semplici proporzioni, sono state stabilite le masse atomiche relative di tutti gli altri elementi. Dividendo la massa di ogni atomo per l'unità di massa atomica, si ottiene la massa atomica relativa di ogni elemento, che è esattamente quella che si trova già scritta sulla tavola periodica. Per esempio, quando leggiamo sulla tavola periodica che la massa atomica di un atomo di silicio è uguale a 28,086, significa che l'unità di massa atomica vi è contenuta 28,086 volte. Credo che dietro a questa scelta apparentemente folle ci sia anche una validissima motivazione. Ma perché hanno scelto proprio un dodicesimo piuttosto che un sesto o un ventesimo? Non lo so, ma vi prometto che mi documento e ve lo faccio sapere in un altro video se lo scopro. Ma torniamo alla nostra massa atomica. Erroneamente si sente anche parlare di peso atomico o di peso molecolare, ma abbiamo detto che sarebbe meglio utilizzare i termini massa atomica e massa molecolare. Nonostante l'utilizzo della parola peso sia così comune e così tanto utilizzato che, sebbene sia formalmente scorretto, viene comunque accettata e compresa da tutti quanti. E molto probabilmente mi sbaglierò anch'io mentre ne parleremo durante la serie. Riprendiamo la nostra molecola di cloruro di sodio, il sale da cucina, con cui ci siamo lasciati nelle puntate precedenti. Qual è la sua massa molecolare, ovvero la massa di una sola molecola di NaCl, cloruro di sodio? Abbiamo detto che la molecola è composta da un atomo di sodio che si lega a un atomo di cloro. Semplicemente basta andare a cercare sulla tavola periodica le rispettive masse atomiche e sommarle tra di loro per scoprire che la sua massa molecolare, ovvero la massa molecolare del cloruro di sodio, corrisponde a 58,44 Dalton. Ma adesso complichiamo un po' le cose. Prendiamo in considerazione una molecola d'acqua, H2O. Significa che la molecola d'acqua è composta da due atomi di idrogeno e una di ossigeno. Per calcolare la massa molecolare della molecola d'acqua dobbiamo moltiplicare il numero di atomi presenti nella molecola per la loro massa atomica e sommare i prodotti. Proviamo a farlo. Numero di atomi di idrogeno 2,
massa atomica dell'idrogeno, 1 dalton. 2 per 1 uguale 2 dalton, che è la massa atomica dei due atomi di idrogeno che compongono la molecola d'acqua. Andiamo avanti. Numero di atomi di ossigeno, 1. Peso atomico dell'ossigeno, 16 dalton. 1 per 16 uguale a 16 dalton. Per calcolare la massa molecolare complessiva della molecola d'acqua, basta fare la somma dei prodotti appena ottenuti. In questo caso 2 più 16 uguale 18 dalton. La massa molecolare di una molecola d'acqua è quindi 18 dalton. Ora aumentiamo un po' la difficoltà. Acido solforico, H2SO4. Facciamo esattamente come prima. Numero di atomi di idrogeno, 2. Per la massa atomica dell'idrogeno, 1 uguale a 2 per 1, che sono 2 dalton. Numero di atomi di zolfo, 1. Per la massa atomica dello zolfo, 32 dalton, uguale 32 dalton. Numero di atomi di ossigeno, 4. Massa atomica dell'ossigeno, 16 dalton. 4 per 16 uguale a 64 dalton. Ora sommiamo i prodotti e scopriamo che la massa molecolare dell'acido solforico H2SO4 è di 98 dalton. Facile, no? Per fare un po' di pratica vi lascio nell'info box alcuni link dove potete trovare degli esercizi dove si può imparare a calcolare la massa molecolare di alcune molecole. Altrimenti potete divertirvi a verificare che le molecole che trovate qui intorno siano associate alla corretta massa molecolare. Ricordatevi che l'argomento preso tra parentesi deve essere considerato come se fosse un solo atomo la cui massa è la somma delle singole masse atomiche degli atomi che lo compongono, il tutto preso per 3 volte, che è il numero che è scritto a pedice. In questo caso la massa di SO4 deve essere moltiplicata per 3. Nella prossima puntata andremo ancora più nel pratico. Certo, perché in laboratorio come facciamo poi in effetti a far reagire una molecola di sodio cloruro con una molecola d'acqua? Non te la vendono neanche una molecola di sodio cloruro, te lo vendono in grammi. Gli scienziati si sono inventati un escamotage, anche in questo caso, per cercare di lavorare comodi, molto comodi. Per capire questo trucco scomoderemo Friedrich Wilhelm Ostwald, un chimico tedesco di una certa mole. Parleremo infatti della molarità. Grazie per averci seguito ancora una volta in questo viaggio nel mondo della chimica. Se ci volete bene, se Max Relativo vi piace e volete continuare a vederlo, cliccate un bel pollice in su, seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter, iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici. Se invece vi piacerebbe incontrarti di persona, è possibile organizzare eventi divulgativi a scuola, teatro, cinema, dove volete, contattandoci tramite il nostro indirizzo email. Se invece vi sentite molto buoni e siete in vena anche di essere particolarmente generosi, per aiutarci a migliorare la qualità dei video e i loro contenuti, potete acquistare il thriller Coppie Imperfette direttamente su Amazon tramite il link in descrizione. Alla prossima puntata, sempre qui con Chi mi capisce. Ciao!